Una cosa piuttosto insolita è quella che un'azienda agricola che opera nel settore più importante del mondo dell'agricoltura, qual è il vivaismo, si adoperi anche per manifestazioni collaterali che oltre al verde riguardano anche lo sport giovanile. E qui abbiamo il fondatore di una squadra e di una scuola di calcio formidabile che sta ottenendo grossi consensi. Com'è nata quest'idea al titolare della Vannucci Piante, domandiamo a mister Vannino? L'idea è nata appunto per la passione, intanto per il calcio e poi soprattutto per il calcio giovanile, per i ragazzi, e appunto abbiamo da qualche anno fatto appunto una squadra di ragazzi, una scuola calcio, e poi ogni anno, e stasera al decimo, abbiamo questo torneo dedicato alla memoria di Moreno e Franca Vannucci, che sono miei genitori, che purtroppo non ci sono più, e ogni anno facciamo da 10 anni questo torneo che ha sempre più successo e che annovera delle squadre importanti di tutta la regione. Ora ci faremo dire dall'organizzatore Bartolini chi ha vinto e quante squadre erano nel torneo, ma vorremmo aggiungere a Vannino Vannucci una domanda in merito alla crescita della scuola calcio. In poco tempo, quanti allievi avete in questa scuola? Ora ne abbiamo circa un'80, poi magari Paolo ce lo confermerà, e ogni anno aumentiamo i ragazzi che vengono sempre più numerosi nella nostra scuola calcio. Quest'anno collaboriamo anche con la Pistoiese, che è in Serie C, e per cui insomma è una crescita costante, soprattutto lavoriamo credo con grande passione e serietà. Quindi viene una battuta spontanea: dal vivaio del verde al vivaio dello sport. Certo, siamo abituati ai vivai, per cui era naturale, quasi naturale, che facesse anche un vivaio di ragazzi che effettivamente saranno, spero, il futuro delle nostre squadre e della nostra provincia. Infatti, a livello anche nazionale, molto spesso si segnala la mancanza di vivai di giovani calciatori per infoltire le squadre superiori. Sì, infatti, bisogna lavorare sui giovani, quello che sta facendo anche la Pistoiese e come fanno tutte le società che devono crescere, e anche questa, la Pistoiese, e noi stessi stiamo lavorando molto a questo senso. Grazie. Bene, in bocca al lupo. Allora, Bartolini, organizzatore encomiabile di questi 10 tornei, l'ultimo di oggi, come si sono classificate le squadre? Diamo subito la classifica. La prima è classificata il Prato, che ha battuto 2-1 la Sestese, mentre per il terzo posto il Tau Calcio ha battuto il Margine Coperta per 1-0. Vedo un gran numero di persone sugli spalti, molti genitori e parenti anche di questi giovani calciatori, quindi mi sembra di poter dire che lo sport giovanile sta migliorando molto attraverso anche manifestazioni guidate. Sì, è vero, il calcio giovanile ormai ha preso campo un po' in tutti i posti, però noi cerchiamo di fare delle cose mirate, precise, tutto per il bene delle famiglie e dei bambini. In sintonia con le scuole calcio. Certamente, e con la Pistoiese. Molto bene, grazie.